Bentrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, alle curiosità di questa puntata. Nel 1795 ci fu il primo concerto di Beethoven. Dai dolori familiari all'ingeneroso paragone con Mozart, passando per la precoce sordità, innumerevoli furono gli ostacoli che dovette superare per affermarsi come genio precursore del romanticismo musicale ed entrare così nell'Olimpo dei grandi della lirica. Tutto ciò unito alla sua capacità di innovare senza rinnegare la tradizione classica e all'apertura agli ideali romantici, gli valse l'ostilità dei critici più conservatori. Quest'isolamento, accentuato anche dal suo carattere difficile e dalla cattiva sorte, scoprì infatti di essere sordo a soli 30 anni, lo condannò ad una vita di sofferenza interiore. La vita è un'enorme tela, rovescia su di essa tutti i colori che puoi. Danny Kaye. La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire le antiche mulattiere selciate sul lago di Garda. Prima della costruzione delle moderne strade che permettono i collegamenti tra i vari paesi gardesani e collinari, il lago di Garda rappresentava non solo una risorsa importantissima per via della pesca, ma anche la principale via di comunicazione. Il ripido versante occidentale del Monte Baldo, frastagliato da strette e aspre valli, poteva essere risalito seguendo le numerose mulattiere selciate che permettevano i collegamenti tra i piccoli borghi collinari e montani e i centri rivieraschi. Erano utilizzati da boscaioli, dai produttori di carbone e dai coltivatori per il trasporto dei diversi materiali che avveniva con l'ausilio di rudimentali slitte in legno trainate da muli. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.